Luca Fazzini, alla fine di questa partita c'è molta delusione da parte vostra. Ah, sicuramente volevamo riportarci sul 2-1 col vantaggio casalingo e non ci siamo riusciti, fa male, però non è finita, vogliamo andare a Rapisville e subito mettere la serie in pari. E due partite che tirate più del doppio di loro, e la prima partita hanno vinto 4-1 in casa loro, oggi hanno portato a casa un'altra vittoria al supplementare. Cosa manca? Forse un po' più di cattiveria davanti alla Sì, porta. penso sia solo quello, facciamo sempre il doppio dei loro tiri, però perdiamo le partite. Dobbiamo rivedere un attimo, il loro portiere sta parando alla grande, sappiamo quali sono i suoi punti deboli, dobbiamo continuare a insistere, sicuramente entreranno in Cos'è che vi mette in difficoltà di questo Rapisville, che praticamente in 9 partite che l'avete incontrato, 5 volte vi ha sconfitto. Cos'è che vi mette in difficoltà da questa squadra? Ah, lavorano duro, lavorano veramente compatti in difesa. Abbiamo sofferto anche questa sera il loro gioco fisico e questo è assolutamente da cambiare. Dobbiamo giocare più fisico, dobbiamo andare dove fa male e sicuramente possiamo ribaltare la serie. Ci sarà qualcosa da cambiare a tuo avviso in gara 4? Si va a Rapisville. Forse Lugano, dopo aver vinto 6-2 la gara 1, era convinto che era forse più facile. In realtà, dopo queste due sconfitte, probabilmente vi rendete conto che lunedì bisogna fare la prova della vita. Ah, lunedì bisogna vincere sicuramente, sono abbastanza d'accordo con te, dopo gara 1 magari abbiamo pensato che sarebbe stata più semplice, però abbiamo visto subito in gara 2 che non è così, abbiamo perso male là, abbiamo perso male questa sera, ci vuole una reazione di gruppo da parte di tutta la squadra, abbiamo le potenzialità per farlo e dovremo farlo. Ti ringraziamo e in bocca al lupo per la prossima Ok, partita. ciao.